E benvenuti in questo video, è un nuovo video natalizio e quest'anno sembra che le idee natalizie, voglio dire, mi vengano, non dico bene perché comunque non lo so se mi vengono bene, però mi stanno venendo parecchie idee natalizie e quindi mettiamole sul canale, via. E semmai se non avrete il tempo di realizzarle tutte quest'anno lo farete l'anno successivo, eccetera. Io intanto le metto perché poi magari se l'idea mi sfugge o comunque perdo l'ispirazione del momento, poi va a finire che rimane, no? Tutto un po' così. Quindi finché, diciamo, mi vengono queste idee qua, io le metto sul canale. Allora, dicevo, questa volta un video di maglia. Sono due palline di Natale, una più grande e una più piccolina. Noi facciamo quella grande così vedete meglio tutto, no? Nel tutorial si vede un pochino meglio, ma in realtà si fanno nella stessa maniera, basta cambiare soltanto i numeri oppure basta cambiare lo spessore del filato, ecco, quindi non c'è problema. Prendete qualsiasi pallina e poi fate come vedrete nel video. Quindi in questo video noi faremo solamente la copertura della pallina, ma non perché è difficile fare il ricamo, perché è una cosa semplicissima, ma perché il ricamo è a punto maglia e è un punto questo qui che ci servirà anche altre volte, che serve tantissimo, è utilizzato tantissimo per ricamare per esempio sopra le copertine dei bambini, dei neonati, oppure sui maglioncini, ma anche dei maglioni degli adulti. Quindi lo metto in un video a parte. Perché questa pallina è diciamo natalizia, no? Quindi è un video questo qui che si guarda principalmente in questo periodo, nel periodo natalizio. Mentre il punto maglia, come dicevo, ci potrebbe servire anche altre volte e quindi ci faccio un video apposta che riguarderà, è chiaro, questo cuoricino, perché io vorrei che questa pallina voi la realizzaste con il cuoricino e tutto. Quindi andremo a disegnare in un altro video il cuoricino su questa pallina, però magari si intitolerà, che ne so, ricamo a punto maglia. Dunque, bisogna procurarsi una pallina che, se volete fare proprio le cose uguali a quello che sto facendo io nel tutorial, misura a una circonferenza di 37,5 cm. Poi c'è da prendere lana rossa, verde, grigia e bianca, tutta che si lavora con i ferri numero 3,5. I ferri numero 3,5, questo ferro qua, cioè che ha due punte, non c'è quel attrezzino, no? Che ferma in qualche maniera. E in questo ferro dobbiamo mettere in pausa, in sosta, in stand by delle così, dei triangolini che ci serviranno, ecco, per fare quella pallina. E poi c'è da prendere questi fili qua, no? Che sono oro e argento e di Lurex, ecco, queste cose che a Natale, voglio dire, sono molto facili da reperire. Poi va bene l'ago da lana, è chiaro, le forbici e solite storie. Segnamaglie no, questa volta fortunatamente non ci sono segnamaglie. Andiamo ora ad iniziare la lavorazione con i ferri numero 3,5. Dobbiamo fare 4 spicchi, 1, 2, 3, 4 separatamente, adesso in un primo momento, e devono partire con 2 maglie questi spicchi e terminare con 18 maglie, quindi dovremo andare a fare gli aumenti. Andiamo quindi a montare, no, 2 maglie sul ferro. Adesso noi dobbiamo andare a fare due aumenti, quindi queste due maglie devono diventare 4. Faccio la prima maglia al dritto, ma non la faccio passare da un ferro all'altro tutta, cioè faccio così, mi arresto prima, ok? Poi infilo di nuovo il ferro qua sotto e faccio ancora un'altra maglia al dritto. E questo è l'aumento, no, sulla prima maglia. Per fare l'altro aumento io devo prendere questa parte di maglia qui e poi la vado a passare sul ferro di sinistra in modo che posso lavorarla facilmente al dritto. E poi l'ultima maglia la lavoro al dritto. E di due maglie no, ne ho ottenute praticamente 4. Il terzo ferro lo lavoriamo al rovescio, quindi noi praticamente lavoriamo queste 4 maglie al rovescio.
Nel quarto ferro io devo aumentare di nuovo 2 maglie, una all'inizio e una alla fine, quindi di 4 ne otterrò 6 e faccio come prima, ovvero qua vado a fare la maglia al dritto, ma non la porto a termine, così rimetto il ferro qua sotto, ok, e faccio l'aumento. Poi queste 2 maglie le lavoro al dritto normalmente. E per l'aumento sull'ultima faccio sempre nella stessa maniera, cioè vado a prendere questa parte qui di maglia, così la passo sul ferro di sinistra, poi la vado a lavorare al dritto. E poi lavoro l'ultima maglia sempre al dritto e avrò appunto 6 maglie. Il quinto ferro sarà invece al rovescio, tutte e 6 le maglie lavorate normalmente al rovescio. Sesto ferro, sempre 2 aumenti, uno all'inizio, uno alla fine, da 6, 8 maglie, quindi sempre la stessa cosa. Questa maglia qui ne facciamo un pezzo, poi rimettiamo il ferro qui sotto, e questo punto si vede bene, no? È questo punto qua, e facciamo la maglia al dritto, e ecco che abbiamo fatto l'aumento. Poi lavoriamo 4 maglie, sempre al dritto, quindi una, due, 3 e 4, e sull'ultima maglia ci facciamo l'aumento, quindi prendiamo questo nodino, lo portiamo sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare tranquillamente la maglia al dritto, e poi l'ultima maglia sempre al dritto, e da 6 maglie abbiamo ottenute 8. Settimo ferro, 8 maglie al rovescio. Questo noi dobbiamo fare sempre la stessa cosa fino al 17° ferro, ovvero dobbiamo nei ferri al dritto aumentare 2 maglie, sì, una all'inizio e una alla fine, e qua in mezzo, no, fare lo stesso numero di maglie al dritto. I ferri invece dispari, che sono, va bene, a parte l'1 dove avevamo solamente montato le maglie, ma il 3, il 5, il 7, il 9, l'11, il 13, il 15, il 17, noi lavoriamo le maglie al rovescio, il numero che sono. Quindi vi faccio un piccolo adesso promemoria qua, scritto, dove dico gli aumenti e invece i ferri che bisogna fare al rovescio normalmente, ripetendo quindi il numero di maglie che abbiamo ottenuto nel ferro al dritto precedente. Facciamo il 16° ferro insieme. Dobbiamo ottenere le 18 maglie, quindi un aumento all'inizio, una alla fine, e sono 4 maglie, più le 14 qua in mezzo, e sono 18. Facciamo la stessa cosa di prima, solamente che qua si vedrà un pochino meglio. Quindi andiamo a fare la prima maglia. Non la facciamo scorrere dal ferro, prendiamo questa parte sotto, ecco, della maglia, e facciamo l'aumento. Io spero, no, che si sia visto bene qual è il punto preciso dove andare a prendere queste maglie. Poi facciamo 14 maglie, sempre al dritto. Qua, come vi dicevo, prendiamo questa porzione di maglia, la passiamo dal ferro di destra su quello di sinistra e la andiamo a lavorare al dritto. E poi andiamo a fare l'ultima maglia normalmente al dritto, e abbiamo ottenuto, no, le nostre 18 maglie, che adesso nel 17° giro andiamo a lavorare al rovescio. Ferro, scusate, nel 17° ferro andiamo a lavorare al rovescio. Adesso
sono questo triangolo qui, tutte le maglie, le andiamo a passare su quel ferro, no, che vi avevo mostrato prima. Quindi siamo sul dritto del lavoro, noi non facciamo nient'altro che andarle a passare così per metterle un attimo in attesa, direi. Abbiamo messo in attesa il primo triangolino su questo ferro qua e possiamo andare a tagliare tranquillamente il filo, però non lo tagliamo troppo corto, una cosa diciamo così. Come questo triangolino qua, noi adesso ne andiamo a fare altri tre e li mettiamo tutti in attesa su questo ferro, man mano che ne andiamo a fare uno. Quindi questo l'abbiamo fatto, ne facciamo adesso un altro e lo mettiamo in attesa, un altro in attesa e il quarto in attesa. Eccoli qua tutti e quattro i triangoli che avevo messo in attesa su questo ferro, no? Qui. Ora dobbiamo andare ad unire e a fare quindi una striscia qua di maglia rasata, ad unire, dicevo, tutti e quattro questi spicchi, questi triangolini, in modo da realizzare la parte qua centrale, no? Della pallina, prima di andare a ricreare quindi i quattro spicchi attraverso le diminuzioni. Dovremmo fare 24 ferri di maglia rasata, quindi sarà una cosa molto semplice. E in questa occasione vi dico di andarvi a guardare il mio video, che ve lo metto qua nelle schede, sulla maglia rasata. Non lo avete guardato molto, io spero sia per il motivo che la maglia rasata è il punto base, no? Della maglia, per cui la sapete già fare. E altrimenti significa che quel video non è fatto bene, ecco, per cui fatemi sapere nei commenti la ragione per cui non guardate quel video là. Benissimo, andiamo quindi ad unire questi triangoli tra di loro. Un ferro possiamo lasciare tranquillamente questo qui, tanto adesso si tratta di andare a lavorare solamente questo ferro al dritto. Quindi prendiamo il 3,5 qua sulla mano destra e sulla sinistra lasciamo questo ferro, diciamo, di sosta. E dobbiamo andare a realizzare 72 maglie, no? Perché comunque sono 18 ogni triangolo, 18 quindi per 4 fa appunto 72. Prendiamo il filo dal gomitolo, iniziamo sul dritto del lavoro qua e facciamo il primo ferro al dritto, ok, con il filo che viene dal gomitolo. Quando finiamo un triangolino, no, e dobbiamo passare ad unire l'altro, non facciamo altro che continuare semplicemente la lavorazione, ecco, senza far nulla di particolare, come se non avessimo mai interrotto. E ho fatto il primo ferro al dritto, in tutto 72 maglie. Adesso per fare la maglia rasata, sapete, bisogna alternare un ferro al dritto con uno al rovescio, per cui noi andiamo a fare 24 ferri di maglia rasata. Quindi questo è il primo ferro al dritto, adesso andiamo a fare il secondo al rovescio. Prendiamo l'altro ferro 3,5, ok, e proseguiamo lavorando tutte e 72 le maglie al rovescio. Eccoci qua, abbiamo a questo punto realizzato questi 24 ferri, no? Questi qui, della fascia centrale della pallina. Adesso dobbiamo continuare sopra e ricreare ognuno di questi quattro spicchi, li dobbiamo andare a ricreare qui sopra per fare questa volta invece gli spicchi, no?
questi sotto. Quindi attraverso gli aumenti noi abbiamo fatto questi spicchi qua, poi la fascia centrale, poi attraverso le diminuzioni facciamo gli altri spicchi. Essendo queste maglie qua 72, dobbiamo lavorare ogni volta, no, su 18 maglie, perché la base, no, del triangolo, anche di questo qua, dovrà essere comunque di 18 maglie. Quindi faremo uno spicchio alla volta, quindi lavoreremo solo sulle 18 maglie qua iniziali e faremo 17 giri, così come ne abbiamo fatti 17, no, qua per aumentare. Iniziamo, che è molto più semplice andarla a fare che non stare qui a dirvi come faremo. La prima maglia la andiamo a lavorare al dritto, quindi noi facciamo qua subito una maglia al dritto. Poi andiamo a fare la diminuzione, perché la base da 18 già ce l'abbiamo e dobbiamo cominciare a diminuire in modo che da 18, no, ne diventino 16. Quindi facciamo qui una diminuzione prendendo due maglie insieme al dritto. Ok, e poi lavoriamo 12 maglie sempre al dritto. Quindi 12 più 3 fa 15, le 3 comunque erano diventate 2 e adesso noi queste 3 maglie le dobbiamo far diventare 2, così come abbiamo fatto, no, all'inizio. Per cui facciamo una diminuzione e questa volta però la dobbiamo fare con un accavallato semplice, non prendendo due maglie insieme, perché le diminuzioni a destra e a sinistra si fanno in maniera differente. Quindi per questo accavallato semplice noi che cosa facciamo? Portiamo una maglia dal ferro di sinistra a quello di destra in questa maniera. Poi andiamo a fare al dritto, a lavorare al dritto la maglia successiva e poi ecco, facciamo passare questa maglia che non avevamo lavorato sopra quella che abbiamo appena lavorato, ecco, quindi l'accavallato e la lasciamo uscire dal ferro in questa maniera, per cui abbiamo fatto la diminuzione. L'ultima maglia poi la lavoriamo al dritto. Ok, in questa maniera abbiamo fatto il primo ferro e abbiamo lavorato sulle 18 maglie che sono diventate 16. Nel secondo ferro noi dobbiamo lavorare 16 maglie al rovescio, per cui andiamo a girare il lavoro e facciamo 16 maglie al rovescio. Nel terzo ferro da 16 maglie noi ne dobbiamo ottenere 14 e facciamo la stessa cosa di prima, cambiando però il numero di maglie qua al centro, perché facciamo quindi la prima maglia al dritto, così, poi una diminuzione, quindi due maglie insieme al dritto. Poi lavoriamo 10 maglie questa volta invece che 12. Rimangono 3 maglie e noi facciamo una diminuzione, poi l'ultima la lavoriamo. Per la diminuzione facciamo l'accavallato semplice, quindi spostiamo la maglia dal ferro di sinistra a quello di destra. Lavoriamo al dritto la successiva, facciamo passare questa maglia non lavorata sopra quella che abbiamo appena lavorato e poi la lasciamo sfuggire dal ferro e lavoriamo l'ultima maglia al dritto. E in tutto avremo ottenuto 14 maglie. Nel quarto ferro noi dobbiamo lavorare tutte queste 14 maglie al rovescio. Arriviamo fino al 14° ferro, dove avremo 4 maglie che noi dobbiamo lavorare tutte al rovescio. E poi vediamo nel 15° che cosa dobbiamo fare. Continuiamo nel frattempo sempre così, utilizzando le prime 3 e le ultime 3 per fare la diminuzione e qua in mezzo, no, ci andiamo a lavorare le maglie così come si presentano, almeno nei ferri dispari. In quelli pari le lavoriamo al rovescio, le maglie. Ho appena lavorato il 14° giro, quindi ho fatto queste 4 maglie al rovescio. Adesso nel 15° giro io devo andare ad ottenere 2 maglie e quindi devo fare due diminuzioni. La prima la realizzo facendo 2 maglie insieme al dritto, no? Quindi così.
L'altra la faccio con l'accavallato semplice, quindi passo la maglia, faccio la successiva sempre al dritto e poi passo la maglia non lavorata sopra l'altra. E mi rimangono due maglie che nel sedicesimo giro io vado a lavorare al rovescio. Nel diciassettesimo giro io le vado a diminuire, quindi faccio due maglie insieme al dritto e quindi me ne rimarrà necessariamente una. Quindi adesso vado a tagliare il filo e vedo che cosa ho ottenuto. Il triangolo qua iniziale, che va bene, adesso non è stirato, per cui si vedrà meglio quando lo andrò a stirare, la parte centrale e poi il triangolo che abbiamo appena realizzato, che è appunto questo qui. Nella stessa maniera adesso ne dobbiamo fare altri tre, come d'altra parte come qua sotto, no? Quindi procediamo a realizzare questi altri tre triangolini, in tutto quattro. È chiaro che ad ogni triangolino che iniziamo noi dobbiamo andare a riattaccare il filo, quindi praticamente la prima maglia, no? La lavoriamo col filo che noi prendiamo dal gomitolo. Ecco qui la struttura che ci permetterà poi di andare a creare la nostra pallina, versione bidimensionale di quella che poi diventerà la nostra sfera, quindi un oggetto tridimensionale. E come faremo? Andremo a cucire i triangoli questi, no? Tra di loro. Dapprima cuciremo quelli che abbiamo realizzato all'inizio, ovvero questi qui in basso, quelli che abbiamo realizzato attraverso gli aumenti. Poi faremo un pezzo di parte laterale, un pezzo di questa parte laterale, andremo ad infilare la pallina e poi termineremo con la cucitura delle parti che abbiamo appena realizzato, invece quelle con le diminuzioni. Quelle parti lì le andremo a cucire sulla pallina. Questa parte la sono andata a stirare, fate anche voi la stessa cosa perché in alternativa, ecco, la pallina viene necessariamente brutta, non si riesce a tendere sopra la sfera, ecco, bisogna necessariamente stirare. Quindi adesso andiamo ad iniziare la nostra cucitura e dovremo andare a cucire sul rovescio. Quindi mettiamo queste due prime parti dritto contro dritto, così, e cominciamo a cucire questo lato con il filo, logicamente, che abbiamo qua. Così nello stesso tempo lo utilizziamo, lo andiamo a fermare e quindi non dobbiamo prendere ulteriori fili visto che ne abbiamo già abbastanza. Risultato della nostra cucitura in questo versante qui della pallina deve essere questo, no? E molte volte abbiamo cucito le parti a maglia, per cui ormai sappiamo benissimo come fare. Adesso, sempre con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato qui, andiamo a cucire questa parte con questa, questa con questa, e poi insieme faremo le ultime parti qui e anche un pezzo di parte laterale. Ok, portiamoci avanti. Quindi, come vi dicevo, andiamo ad unire gli ultimi due lati, cioè un lato del primo triangolo con l'altro lato dell'ultimo triangolo, fin qui, e poi andiamo a cucire anche tutta la porzione qui laterale, anche perché riusciremo, ecco, a far entrare, no, la pallina da qui sotto. Mi raccomando che coincidano quindi questi due lati, l'inizio della parte laterale e la fine della parte laterale, quando iniziano poi gli altri due triangoli. Queste cose devono coincidere. Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas.
Ho cucito tutte le parti, compresa quella laterale, per cui adesso andiamo ad inserire la pallina. Questo filo lo lascio per qua andare a sistemare eventuali aperture, ma che comunque questa volta non ci sono, per cui poi posso anche fermarlo direttamente all'interno della pallina. Ecco, adesso dobbiamo andare a cucire questi lati, sempre l'uno con l'altro. Mi raccomando, partiamo questa volta dalla punta verso la base, così siamo sicuri proprio di andare, no, qua ad unire bene le punte e quindi al centro poi di questa parte superiore della sfera. Ho fermato un attimo con questi spillini le quattro punte in maniera che siano coincidenti tra di loro, però comunque se solo per comodità, perché quando andiamo ad attaccare queste parti tra di loro necessariamente qui poi dovranno convergere in questo punto qui. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Il tutorial termina qui. In questo video abbiamo ricoperto la pallina. In un video successivo, che probabilmente si intitolerà il punto maglia, vi insegnerò come ricamare questo cuoricino qua sopra. Quel video, come vi dicevo prima, ci servirà anche per imparare il punto maglia in generale e non soltanto per decorare, ecco appunto, queste palline di Natale. E per fare la pallina più piccola basta che voi fate questi triangolini più piccoli necessariamente, quindi partite sempre con due maglie, ma invece che con 18 qua terminate magari con 12 o con 14, adesso vedete voi, in modo che rimanga questa fascia centrale, no, di tot giri, per poter poi andare a diminuire di nuovo con i triangolini. Quindi ridimensionare la struttura è diciamo molto molto semplice, non c'è bisogno di stare a fare tanti conti. Per ora mettete mi piace a questo video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e commentate. Nei commenti ditemi se volete ancora altri video di maglia e che cosa volete realizzare appunto a maglia. Quindi che ne so, maglioni per bambini oppure per adulti, uomo, donna, sciarpe. È chiaro, cose semplici, non cose esagerate, almeno all'inizio, perché avete visto, siamo ancora a livello cannolé. Maglia rasata, aumenti, diminuzioni, maglia tubolare e cose così. Non abbiamo fatto altre cose, diciamo altri punti particolari, quindi quelli li possiamo fare tranquillamente in ogni momento. Facciamo un campioncino e poi, però magari all'inizio, che ne so, su un maglione, su una sciarpa, cerchiamo di esercitarci con le cose più semplici. Comunque, voi scrivete e vediamo che cosa si può realizzare. Ci vediamo la prossima volta, quindi con il video per imparare a ricamare sopra la maglia rasata.